Buongiorno e grazie ai nostri ospiti di essere qui con noi per la lingua italiana. Buone notizie oltre i catastrofismi. Questo è il quarto appuntamento di Editoria in Progress 2020, il ciclo di incontri che i master in editoria dell'Università Cattolica organizzano ormai da 8 anni per una riflessione comune sul senso e sulle pratiche del mestiere editoriale. Da quest'anno Editoria in Progress è in versione live, in collaborazione con l'editrice bibliografica con cui i nostri master collaborano da anni per la realizzazione della collana dei mestieri del libro, per gli incontri del ciclo lavoro in editoria e anche per i corsi brevi che portano lo stesso nome. Come ogni anno, questi incontri sono un momento di riflessione e di approfondimento, ma sono anche un momento di formazione per i nostri allievi del Master Professione Editoria Cartacea Digitale e anche per il Master Booktelling, comunicare e vendere contenuti editoriali. I ragazzi partecipano sotto il coordinamento dei docenti alla preparazione dei dibattiti, in alcuni casi li hanno anche condotti, al lancio dei social, alla regia, anche alle interviste agli ospiti che potrete poi leggere nelle prossime settimane seguendo i nostri social. E ora, diciamo, prima di iniziare e di lasciare la parola ad Elisa Calcagni che coordinerà il dibattito, vi presento i nostri ospiti. Quindi sono con noi Vera Gheno, sociolinguista, traduttrice dall'ungherese, ha collaborato per 20 anni con l'Accademia della Crusca e oggi lavora con Zanichelli. Insegna all'Università di Firenze, alla LUMSA di Roma. Nel 2019 ha pubblicato per Potere alle parole di Einaudi, prima l'italiano con Newton Compton, la tesi di laurea Zanichelli e femminile singolare con FQ. Gianluca Orazzi, che è direttore marketing e comunicazione di Zanichelli Editore, oltre che romagnolo doc, ha ideato e realizzato alcune tra le migliori campagne di comunicazione per l'editoria e in particolare definizioni d'autore oppure parole da salvare con cui ha portato nelle piazze d'Italia dei giganteschi dizionari e campagne al quale hanno collaborato anche nostre ex allieve di Booktelling, Jennifer Sartori e come fotografo ufficiale Giuditta Durante. Poi abbiamo con noi Donata Schiannini, di formazione storica della lingua, di professione lessicografa editoriale, ha curato dizionari garzanti di italiani che tutti noi abbiamo avuto tra le mani, è coautrice di testi di grammatica, autrice per incarico della Crusca, dell'Accademia della Crusca di ABC della grammatica, regole e uso, pubblicato con La Repubblica, e per editrice bibliografica di Come lo scrivo, guido pratica a una lingua che cambia. Nella collana, pubblicato nella collana dei mestieri del libro. È stata fondatrice insieme a Ferdinando Scala della Scuola di Editoria Pia Marta ed è docente fin dalla prima ora dei master in editoria dell'Università Cattolica. A condurre il dibattito, Elisa Calcagni, lessicografa editoriale, con Donata Schiannini ha fondato lo studio Lemmari, che è specializzato nella progettazione e nella realizzazione di dizionari per i principali editori di questo settore, e da alcuni anni anche si occupa di editoria scolastica, è docente dei master in teoria e anche tiene un laboratorio di editing per le facoltà di lettere e filosofia dell'Università Cattolica. Io infine vi ricordo per chi avesse perso i precedenti appuntamenti di Editoria in Progress, oppure per chi non potesse fermarsi con noi fino alla fine, che i dibattiti e tutti gli eventi di Editoria in Progress sono online e sono visibili le registrazioni sulla pagina Facebook dei nostri master e anche su IDEA, Incontri Digitali per l'Editoria Italiana, che è la playlist YouTube del canale dei libri di Credly. Ora lascio la parola ad Elisa e anche a Chiara Bardellotto del Master Booktelling, che sarà alla regia. Quindi ci vediamo per i saluti finali e buon dibattito. Grazie, grazie Paola e grazie a Chiara che appunto ci dà una mano dalla regia che non la vedete ma è molto importante. Allora, io sono innanzitutto molto felice, molto emozionata, un po' tipo bambina Luna Park, perché per me questo incontro è un'occasione veramente ghiotta, insomma, sia perché mi interessa l'argomento, perché stimo molto le persone coinvolte in questo dibattito, quindi spero che anche il pubblico come me sia felice di ascoltarci. Parliamo di lingua. Ultimamente, negli ultimi anni, la lingua, nel bene e nel male, è diventato un argomento di cui si parla e di cui parlano anche tanto i non specialisti.
un po' sull'onda appunto dei social, dove chiunque nel bene e nel male può dire il suo parere, la lingua insomma è un argomento di ampio dibattito. Poi è arrivata la pandemia, è arrivato il lockdown, la quarantena, e si è parlato di tanto altro e ci si è preoccupati di tanto altro. E la lingua era lì, però, tant'è vero che ora che la pandemia sembra aver superato la fase critica, quantomeno in Italia e quantomeno per il momento, e insomma stiamo cercando un po' tutti pian piano di recuperare la normalità, abbiamo anche il tempo e la voglia di fare qualche riflessione anche su quello che è successo alla lingua in questi mesi, perché comunque appunto la lingua era lì, abbiamo continuato a usarla e ha attraversato anche lei il periodo molto particolare per tutti, in qualche modo se ne è uscita modificata, è successo qualcosa alla lingua e in qualche modo la lingua ha giocato un ruolo importante come sempre anche un po' nel modificare o almeno leggermente influenzare la realtà o quantomeno la percezione della realtà. E quindi questo è il tema di oggi, lingua e pandemia, lingua e quarantena, lingua e Covid, che cosa è successo alla lingua, sentiamo insomma vari temi e vari argomenti. E partirei con la prima domanda che vorrei fare a Donata, che è la domanda un po' forse più facile perché è quella che viene immediatamente in mente a tutti, però proprio per questo è anche un argomento che interessa sempre tutti. Quali neologismi? Neologismi intesi come nuove parole, ma anche e soprattutto come nuovi significati di parole vecchie, quindi di parole già esistenti, sono nati in questi ultimi mesi, insomma, in questo periodo di pandemia e di quarantena? E poi, ci sono delle parole che esistevano già, ma che hanno guadagnato terreno, perché prima magari erano di uso molto limitato, specialistico, mentre ora sono parole che usiamo tutti. Quali parole hanno cambiato significato, invece, grazie? Insomma, parliamo un po' proprio di parole, di lessico. Allora, il lessico, come avete capito dalla presentazione, intanto è il mio pane quotidiano da più di 50 anni, mi sono sempre occupata di vocabolari, sì, un po' anche di grammatiche, ma la mia passione sono i vocabolari. Allora, ho guardato in giro, in realtà di parole proprio nuove, secondo me, mica tante, perché a me viene in mente solo proprio Covid-19, che forse è nuova, post-Covid, che secondo me è nuova, e in internet ho trovato anche covidiota. Ora, di covidioti ce n'è in giro di sicuro, però io la parola non l'avevo mai sentita. Molte di più sono le parole che sono neologismi per noi, cioè sono nuove nella lingua comune, ma c'erano già in vari linguaggi specialistici, e per esempio tutta la varietà di medici specialisti, tutti quanti di solito professore davanti al nome, virologo, epidemiologo, infettivologo, intensivista e forse qualche altro. Poi parole come pandemia, parole come asintomatico, come tampone, come sierologico. Su sierologico poi devo dirvi una cosa carina più avanti. Come immune e perfino iperimmune, plasma, paziente zero, paziente uno, che sono termini tipici dell'inizio delle epidemie, e lo stesso termine coronavirus, che non è mica nuovo, ma per noi lo è. E poi delle parole non mediche, che anche quelle esistono da chissà quanto, però non erano nel nostro parlare di tutti i giorni, come assembramento, come autocertificazione o autodichiarazione, come sanificare, che sono andata a vedere, secondo il grande dizionario dell'uso di Tullio De Mauro, è attestata a sanificare nel 1306, mentre i suoi derivati come sanificazione eccetera sono dei primi del Novecento. Ho notato però che la pubblicità non usa sanificare, usa ancora igienizzare, il detersivo che il tuo bucato lo rende pulito e lo igienizza, lo spray che ti igienizza i mobili della cucina. Sanificare, secondo me, entrerà nella pubblicità, ma per ora è rimasto fuori. Poi ci sono anche di quelle locuzioni fisse, come, questa è molto carina linguisticamente, in presenza. Teatro in presenza, una lezione in presenza, ma
una volta non c'era nessun bisogno, no? Facevamo una lezione ed era ovvio che fosse in presenza. Perché adesso lo dobbiamo dire? Lo dobbiamo dire perché c'è il da remoto, c'è a distanza, che è quello che stiamo facendo adesso. E infatti, insieme, quindi è la contrapposizione che, tra parentesi, secondo De Saussure, è proprio quella che crea la lingua, no? Le opposizioni. Ecco, questa è una bella opposizione che ha creato per la locuzione in presenza uno spazio enorme che prima non aveva. Poi c'è il distanziamento sociale, che secondo alcuni è un calco di una equivalente espressione inglese, ma vabbè, chi se ne importa. Io preferisco il distanziamento personale, qualcuno preferisce il distanziamento fisico. Ecco, queste sono tutte, questa locuzione col distanziamento e i suoi vari aggettivi è ovviamente una di quelle che nel linguaggio comune sono entrate da poco. Che abbiano cambiato significato, non direi molte, neanche quelle. La prima è mascherina, che una volta era quella di ti conosco mascherina, no? Ce l'avete in mente, era una piccola maschera di carnevale, insieme alla sua copia mascherina chirurgica, che adesso lo sanno tutti, ma tutti abbiamo visto al cinema, in televisione, le scene di operazione chirurgica nelle sale operatorie, ma non sapevamo che quella lì si chiamava la mascherina chirurgica. Poteva essere ovvio, ma poteva anche chiamarsi in un altro modo. Poi c'è molto carina quella di positivo e negativo, spero di fare in tempo a raccontarvi anche una piccola barzelletta. Positivo al tampone è una cosa negativa, essere positivo al tampone vuol dire avere la malattia, quindi è una cosa negativa. Ma negativo al tampone è una cosa positiva, vuol dire non avere la malattia. Beh, io mi ricordo una barzelletta degli anni 70 più o meno, ve la risparmio tutta nella sua lunghezza, ma alla fine uno chiedeva all'altro: ma non c'è proprio niente di positivo nella tua vita? E quello rispondeva: sì, la Wasserman. La Wasserman era l'esame che si faceva per la sifilide. Poi l'hanno riciclata qualche decennio dopo, ma non c'è proprio niente di positivo nella tua vita? Sì, l'HIV test. Questo forse ve lo ricordate anche voi, l'HIV era il test per l'AIDS. E adesso potremmo riciclarlo di nuovo. Non c'è proprio niente di positivo nella tua vita? Sì, il tampone. E il risultato è sempre quello. Altre parole, secondo me molte di più, che non hanno cambiato significato, ma sono entrate con una frequenza nell'uso che non avevano mai avuto. Per esempio isolamento, ordinanza, picco, ripartenza, ma perfino guanti. Non parliamo del DPCM, sigla di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma poi balcone. Ha acquistato a parte la frequenza, ha acquistato anche un valore affettivo particolare. E poi c'è mucchina, che è un altro caso che in linguistica, nella lingua, accade di frequente, che è un marchio registrato, ma ormai si usa come se non lo fosse. Usate la mucchina, ce l'hai la mucchina, e magari non è quella, è un altro gel o un altro liquido analogo. Questa, guardate, è una cosa che succede nella lingua comunemente. Non so quanti di voi hanno presente, per esempio, che gomma piuma è un marchio registrato. Noi lo usiamo per cose registrato dalla Pirelli, noi lo usiamo anche per materiale di altre aziende, oppure piumone è un marchio registrato. Non so se voi l'avete presente, io l'ho scoperto facendo i vocabolari. E poi c'è il Covidish. Anche questo l'ho trovato su internet, la solita disperazione. Oddio, oddio! Con il Covid si è arrivata una valanga di parole inglesi. In realtà davvero usate ce ne sono poche. Una è termoscanner, che però molti dicono anche termometro. Un'altra è lockdown, che è molto interessante perché voi la leggete sui giornali, la sentite dire dai giornalisti in televisione e alla radio, ma quando parlate con qualcuno vi dicono chiusura o vi dicono quarantena, non vi dicono ero in lockdown, vi dicono ero in quarantena. Non vi dicono quando c'era il lockdown, vi dicono quando c'era la quarantena. Qualche volta parlano di blocco. Qualcuno ha proposto confinamento, che però secondo me non ha avuto molto uso. Un'altra è smart working.
e anche quella la sentite dire, la leggete, ma i miei amici che facevano smart working mi dicevano: io lavoro da casa. Non ho mai sentito una persona fisica dire: io faccio lo smart working, compreso il mio condomino con il quale ho chiacchierato un bel po' dal balcone in quel periodo del lockdown, che però non lo chiamavamo così. E quando gli ho chiesto: ma tu vai a lavorare? E lui, sempre dal suo balcone, mi ha risposto: no, io lavoro da casa, sto in pausa pranzo in questo momento. Dall'una alle due lui stava in pausa pranzo sul balcone. Vi avevo promesso una cosina sul sierologico. Allora, alla radio ho sentito una critica, una signora che di mestiere fa la critica letteraria, il cognome Minacci, il nome purtroppo mi è sfuggito, e parlava di Gianni Rodari. Sapete che Rodari è nato nel 1920, quindi un secolo dalla nascita, c'è qualche celebrazione, e lei ricordava che Rodari è stato un grande maestro in molte cose, ma anche nel giocare con le parole, montarle, smontarle. E ha provato a immaginare cosa avrebbe fatto Rodari con queste parole qui. La più bella, secondo me, è siero logico, che Rodari avrebbe detto: è un siero che ragiona molto bene. Sono passati 10 minuti, perché io potrei aver finito. Io non sento più. Perfetta, grazie Donata. La seconda domanda è per Vera. Allora, la prospettiva è un po' diversa stavolta. È proprio una prospettiva di confronto tra lingua e società, e tra lingua e percezione della realtà. Allora, si è parlato di infodemia, di informazione ridondante, di informazione spesso non chiara, troppo veloce, non controllata, e spesso anche un po' terrorizzante, diciamo, insomma, volta più a creare paura che non a informare. E questo in qualche modo ha cambiato la percezione che chi non era nel campo ha avuto sulla realtà che la circondava. E quindi proprio ti chiederei intanto di parlare di questo aspetto, delle parole che durante questo periodo ci hanno spaventato, da una parte, e poi invece dall'altra ho visto che hai scritto recentemente questo instant book che si intitola Parole contro la paura. E quindi così, vediamo, tanto ci hanno spaventato le parole, sono state capaci di creare panico, quanto però invece possono anche darci una mano a superarlo e a uscire da tutto questo. Certo, allora intanto buonasera a tutti. Qui è in corso l'Armageddon, io parlo da Firenze e sono nel mezzo di una tempesta, quindi se intanto vedete cose strane è perché fuori dalla finestra c'è, credo, un uragano. Detto questo, credo che sia intuitivo per tutti che la situazione si prestava molto bene a una lettura paurosa, no? Nel senso, quello che ci stava succedendo e che in fondo ci sta ancora succedendo non è certo qualcosa di da prendere a cuore. Detto questo, io farei notare due cose in particolare. La prima, soprattutto in una prima fase, i media, i mezzi di comunicazione di massa, hanno lavorato forse in parziale deroga al loro dovere, che è soprattutto quello di informare più che intrattenere o elicitare qualsiasi tipo, diciamo così, di reazione sopra le righe nelle persone, forse anche per amor di click, non saprei dire per qualche motivo, ma insomma c'è stata una prima fase in cui questa pandemia è stata descritta in maniera molto grandignolesca. Infatti io avevo scritto una piccola cosa subito all'inizio della pandemia in cui notavo che finché era stato un fenomeno tutto sommato lontano, no? Finché era una cosa che stava succedendo a Wuhan, se ne parlava veramente nei termini di film, di, come si può dire, di quelli tipo virus, morvirus letale, no? Quindi una sorta di fine del mondo. Quando è arrivata qui la pandemia, se vi ricordate, proprio nei primissimi giorni, se ne parlava del tipo di nord chiuso, da zona rossa, il primo morto di qua, il morto di là, eccetera, eccetera. E a un certo punto effettivamente si era creato, credo, a livello di notizie, la necessità di alzare sempre di più l'asticella
anche del terrore, semplicemente per creare una notiziabilità. Poi questa fase si è un po' tranquillizzata, ma anche perché sono arrivati dei richiami dall'alto. Non so se vi ricordate che proprio a livello di governo ci furono proprio dei richiami ai giornali, insomma alle testate TV, radio, eccetera, di dire ragazzi però anche meno, perché poi la gente si spaventa. E quando la gente si spaventa succedono cose brutte, cioè nel senso che comunque un cittadino spaventato è un cittadino che è anche molto facile da manovrare in maniera un po' pecoreccia, no? Quindi insomma non ci pensa abbastanza, non pensa abbastanza alle cose che fa. E questo dal punto di vista della narrazione dei media. Aggiungerei anche che una delle caratteristiche della narrazione dei media è stata quella di ricorrere molto pesantemente alla metafora bellica. Ora, sulla metafora bellica si è discusso moltissimo. Vi invito a googlare, perché ci sono tantissimi contenuti anche online sull'argomento, ma molti dei miei colleghi linguisti o analisti della comunicazione notavano che la metafora bellica è la prima che ci viene in mente, in un certo senso. Cioè è un gioco facile parlare di prima linea, di trincea, di eroi, di il soldato semplice della guerra contro la malattia, che poi sapete che ufficialmente dovrebbe essere la Covid, perché disease è malattia, e quindi c'è stato anche questo dibattito in ambito linguistico, il o la Covid. Poi serenamente la maggior parte delle persone ha deciso di dire il Covid, e chi sono io per oppormi, e mi va benissimo. Comunque, qual è il problema dell'uso reiterato della metafora bellica? Qui mi viene da citare Susan Sontag, quindi roba di diverso tempo fa, in tempi non sospetti, che notava come, siccome nel momento della guerra saltano tutte le leggi normali che regolano la nostra vita quotidiana in tempo di pace, la metafora bellica è anche un modo per indurre le persone a assumere comportamenti o a fare cose che in tempi di pace non farebbero. Anche per esempio misure che sono state definite peraltro draconiane, quindi molto serie, per fare questo o fare quello, magari acconsentendo appunto anche a cose che in altri momenti non avrebbero acconsentito. Quindi Sontag diceva: non è bello fare ricorso alla metafora bellica, perché in sostanza si aumenta la paura delle persone. Aggiungerei un'altra cosa e poi passo un attimo a parole contro la paura, ma dico solo una cosetta su quello. L'altro grosso problema è stato, ovviamente, l'abbiamo visto tutti, nella comunicazione tra gli esperti, tra medici, virologi, eccetera, e la cosiddetta gente comune. Lo dico fra virgolette perché non lo penso, però no, il largo pubblico. E questo in realtà è un annoso problema che noi abbiamo in Italia, un po' fra tutti gli ambiti scientifici, ma anche professionali estremi, e il largo pubblico. Io cerco soprattutto di fare divulgazione, per esempio in ambito linguistico, e anche fra i miei colleghi c'è molta reticenza, diciamo così, a darsi la divulgazione. Ho la sensazione che si possa dire che la divulgazione in Italia sia sempre un po' considerata il ruotino di scorta della scienza dura, no? Per cui l'idea di doverti esprimere in maniera semplice è quasi qualcosa che a qualcuno fa senso, no? Faccio un esempio di errore che è stato fatto dal lato medico verso il lato gente comune: l'uso della parola influenza. Lo notiamo molto bene Silvia Bencivelli, che conduce una rubrica di divulgazione scientifica su Radio Rai. Influenza per un medico non è una malattia da niente, cioè di influenza si muore, tanto è vero che esiste il vaccino, no? Se fosse un raffreddore non ci sarebbe il vaccino. Però nella coscienza comune influenza è una robetta, e quindi il problema di dire che Covid era simile a un'influenza non è tanto un errore di concetto medico, ma è un errore nella trasmissione dell'informazione alle persone che non hanno una competenza specifica su cosa sia l'influenza. Quindi è più una questione di sbagliata percezione. Tullio De Mauro, che è stato mio maestro, diceva sempre, mio nonno, diciamo da questo punto di vista, no? Sono stata un'allieva di Tullio De Mauro. Tullio De Mauro diceva: praticamente tutto si può dire in maniera chiara e semplice. Il punto è che bisogna volerlo, e il punto è che non è affatto una cosa da niente, cioè bisogna lavorarci moltissimo. Io credo di avere finito il mio tempo, vero? 3 minuti. Allora, in 3 minuti posso dire la mia risposta a questi 2 filoni di paura. Allora, io molto precocemente durante questa pandemia mi sono stancata della narrazione mediatica.
perché intorno a me in realtà non vedevo tutto questo pessimismo e fastidio. Cioè, è chiaro che sono moltissime le persone che hanno subito delle perdite gravissime o che per motivi di lavoro o altro si sono trovati a diretto contatto con la malattia, ma ho visto in generale anche una capacità di adattamento molto molto forte da parte delle persone comuni, chiuse come me in casa. A un certo punto io, ovviamente stimolata da una delle mie amiche editrici, cioè le editrix con cui ho a che fare nelle varie case editrici, ho pensato che sarebbe stato carino raccogliere le parole legate alla pandemia, dette però quelle usate dalle persone fuori dai contesti mediatici. Quindi non le parole della pandemia ufficiali, quelle che senti al TG o alla radio, eccetera, ma le nostre parole, le parole di noi che stavamo vivendo questo famoso lockdown o clausura, che dir si voglia. Allora, io ho lanciato questa proposta ai miei contatti su Facebook, perché ho una base di contatti molto grande su Facebook, dicendo: raccontatemi le prime tre parole che vi vengono in mente pensando al momento che stiamo vivendo. E la sorpresa, magari poi entrerò anche nel dettaglio se ci sarà tempo, è che la maggior parte delle parole non era negativa di per sé, ma era di apertura, di speranza, casomai di sospensione, ma non c'è stata una lettura terrorizzante come quella che in contemporanea ci propinavano i mezzi di comunicazione di massa. Grazie. Gianluca ci sente? Posso fargli una domanda? Ci provo, vediamo. Magari se mi dà un segno, se no passiamo. Se qualcuno mi dice se posso parlare con. Ha problemi di connessione, mi dicono dalla regia. Cosa facciamo, regia? Lo salto e faccio la domanda successiva a Donata e poi eventualmente recuperiamo? Oppure. Sì, ok, perfetto. Allora, Donata, eccoti qua. E tra l'altro ci ricolleghiamo anche bene, perché appunto Vera ci ha appena parlato di parole in qualche modo confortanti e io voglio parlare con te proprio di questo aspetto, cioè della lingua che conforta e che conforta e che ci ha confortato anche intrattenendoci in modo divertente. Ci sono state delle, poi vabbè, un po' come tutti i linguisti, io mi diverto tantissimo con i giochi di parole e qualsiasi cosa faccia ridere che riguarda la lingua, e avevamo tanto tempo libero e qualcuno si è sbizzarrito con effetti anche abbastanza gustosi. Ci fai qualche esempio? Allora, immagino che tutti abbiate ricevuto sui vostri cellulari un sacco di cose carine e divertenti, non tutte fatte con le parole, e io non posso non citare quella meravigliosa di quel gattino che protestava perché solo i cani potevano uscire, e quell'altra con un giovane cane che teneva in bocca il foglio dell'autocertificazione e il motivo per cui lui poteva uscire era: mi scappa la cacca. Risparmio le storie che sono girate sulla gente che affittava i propri cani a chi non aveva i cani perché così potevano uscire. Questi non erano molto terrorizzati, direi. Invece quelle che hanno a che fare con le parole, io comincio con la suora. Allora, era una foto il cui titolo era suordinazione. Provate a immaginare le parole suordinazione, ma scritte però con lo spazio non tra la U su e la O di ordinazione, ma tra la R suor e la D di nazione. Quindi diventava una suora che si chiamava di nazione, c'è Suor Maria e c'è suordinazione. E la foto era di una suora che camminava per la strada con 6 scatole di pizza in mano. Questa, devo dire, io ho fatto fatica a capirla subito, ci ho messo un po', ma quando l'ho capita l'ho trovata anche carina. Ma la più divertente secondo me è quella di "ce la faremo", e chiedo a Chiara di passare le slide, perché questa non posso farla solo parlando, bisogna che possiate leggerla. Chiara, ce la fai? Allora, era una sequenza di frasi basate su un titolo, "ce la faremo", che era poi una variante del famoso "andrà tutto bene", vi ricordate, con l'arcobaleno disegnato dai bambini, eccetera. E c'era anche un "ce la faremo".
Ecco, Chiara adesso ha passato il titolo, adesso dovresti cominciare a passare invece le varianti. Su questa frase, eccola qua, la prima, sono state costruite quattro varianti. C'è la faremo con le maiuscole, il signor la faremo è presente. Poi la seconda, ce la faremo, il signor faremo è in possesso di qualcosa. Poi la terza, ce la fa remo, con la R maiuscola, remo riuscirà a fare qualcosa. E la quarta, ce la faremo con la F maiuscola, qualcuno nasconde il signor faremo. Io le ho trovate molto carine e le ho passate a una mia amica, che tra l'altro Chiara Franchini, che la Elisa ben conosce, che insegna alla scuola media, naturalmente sta insegnando da remoto. Fiorentina anche lei, come Vera, è da Firenze, lei lavora però alla scuola del Trotter qua a Milano e insegna da remoto, e lei le ha utilizzate per fare lezioni d'ortografia, perché vedete che quel C apostrofo E, L apostrofo H, ce l'ha, per la lezione d'ortografia vanno abbastanza bene. E ne ha anche inventata una, che è l'altra, se me la passi Chiara, la quinta, dopo lo spazio, dopo ce la faremo, eccola qui. Questa l'ha inventata Chiara intanto che faceva lezione d'ortografia. Remo, fa molto caldo. Dopodiché ne ho inventato una anche io per non essere da meno. Ed è l'ultima. Ce la faremo con la F maiuscola. Il signor faremo è presente, ma non è qui vicino perché è là. Io credo che volendo vi potete sbizzarrire a trovarne qualcuno anche voi. Comunque finora noi, tra le quattro che ho ricevuto, quella che ha inventato Chiara e quella che ho inventato io, siamo arrivate a sei. Un'altra, magari poi più avanti se c'è tempo vi racconterò anche la bella storia di virus e di virale, ma intanto volevo parlare un attimo del congiuntivo. Mi è arrivato una, sempre sul telefono, una frase che dice: pare che dal 4 maggio si possano incontrare i congiunti. In congiuntivi invece li avete incontrati da un pezzo, ma non ci avete fatto ancora amicizia. Ora ve la ricorderete la storia dei congiunti. Tra l'altro anche congiunto è una parola poco nota, come dimostra il fatto che centinaia di persone le hanno cercate sui dizionari e ha dato luogo a polemiche sul familismo del governo. Come potete incontrare i congiunti che sono bene o male i parenti e gli affini, ma non i fidanzati, e se avete fatto l'unione civile potete incontrare quello che è unito civilmente con voi? Il governo, travolto da queste polemiche, ha fatto ancora peggio precisando affetti stabili, che poi nessuno sapeva. Ma allora se sono fidanzato da un mese è stabile? No, ci vuole da un anno. E se ne sono sentite di tutte. Ma quello che mi interessa di più è il congiuntivo, cioè potete incontrare i congiuntivi invece li avete incontrati da un pezzo, ma non ci avete ancora fatto amicizia. A cosa allude questa cosa, secondo voi? Scusate, perdo sempre la cuffia. Allude naturalmente, eccola qua, allude all'ipotetica morte del congiuntivo di cui si parla da un po' di tempo. Allora, io ero arrivata a trovare un'attestazione di morte del congiuntivo imminente nel 1976, ma poi il professor Giuseppe Antonelli, che è uno dei miei linguisti preferiti, a parte De Mauro, che però purtroppo non c'è più, mi ha dato degli esempi dal 1956 e ha anche scritto che dal 1922 a oggi i principali quotidiani hanno dedicato al tema del congiuntivo più articoli che alla teoria della relatività. Facciamo finta che non ci sia il 1922, ma dal 1956, se il congiuntivo stava per morire quella volta lì, ormai non dovrebbe essercene proprio più di congiuntivo, invece ce n'è, e come. Il professor Cortelazzo, che insegna grammatica italiana a Padova, ha definito la morte del congiuntivo una leggenda metropolitana. Elisa, ho perso un attimo il conto del tempo, quanti minuti ho? Ne ho ancora? No, speriamo. E discuteva con Severnini, il quale invece ha sempre sostenuto che il congiuntivo è in fin di vita.
Poi il mio amico professor Giuseppe Patotta, un altro storico della lingua, ha scoperto che anche Totti usa il congiuntivo. Poi nel 2008 un gruppo di studiosi delle università di Catania e di Milano ha registrato centinaia e centinaia di ore di televisione, le hanno analizzate e hanno scoperto che anche in televisione il congiuntivo si difende benissimo, non sta affatto per morire. E sempre il professor Antonelli ha quindi creato il termine, inventato il termine congiuntivo percepito. Sapete che c'è la temperatura percepita, per cui fanno 35 gradi, ma noi crediamo che ne facciano 42. C'è la sicurezza percepita, per cui crediamo di essere circondati da assassini criminali, preferibilmente extracomunitari, anche se a noi non è mai accaduto niente di male e non abbiamo mai visto accadere niente di male. E quindi c'è anche il congiuntivo percepito, che è il congiuntivo in fin di vita, che però in fin di vita non è assolutamente. Allora adesso, se ho ancora un minuto, e puoi far vedere, Chiara, l'altra frase. Ecco, se Lucia non faceva quel segno, la risposta sarebbe stata diversa. E vi faccio una domanda. È una frase corretta in italiano o contiene un errore? Vediamo se arriva qualche risposta, se Chiara ce ne può passare qualcuna. Ci vuole un po' di pazienza perché c'è un po' di... Io ce l'ho, spero avrò già finito i miei 10 minuti, sì. Ma insomma, ecco. No, ancora un paio di minuti ci sono. Ah, va bene, allora li usiamo proprio per sentire queste risposte. Io l'ho già fatto diverse volte questa domanda e più o meno so che risposte ricevo, però può anche essere diverso, vediamo cosa mi rispondono oggi. Voi cosa dite? Vera, secondo lei, è sbagliata o è giusta la frase? Elisa, credo che sappia. Oh, è troppo facile. Io l'ho inserita in un mio libro come esempio, quindi... Ah, ecco, vabbè, quindi chiamo. Bene o male, anch'io di formazione sono storica della lingua e quindi... Eccola, Diletta, c'è Diletta che dice avesse fatto. Certo, se Lucia non avesse fatto anche, così. Anche esatto, avesse fatto, certo, i nostri studenti che... Ne aspetto ancora un terzo, poi vi faccio un commentino, oppure lo faccio subito. Allora, non è la prima volta, aspetta, c'era un altro che no, però non è sbagliata ma brutta. Ah, ecco, poi ci sono i bello e brutto. Bello e brutto in fatto di lingua non esiste, assolutamente, sono parole da non usare. Io ho già trovato, ancora quando insegnavo, quindi io diventavo sempre più vecchia, gli allievi sempre la stessa età, questa è una delle cose tremende dell'insegnamento, no? Loro hanno sempre 25 anni, tu ne hai 60, 70, 80. E comunque erano sempre più grammarnazzi loro di me. Attenti, tutto è sbagliato, quello è sbagliato. Allora, chi ritiene che sia sbagliato, gli devo comunicare che questa Lucia di cognome fa Mondella. Vi dice qualcosa? Lucia Mondella, l'avete sentito nominare? È una frase dei Promessi Sposi, l'ha scritta quell'ignorantone di Alessandro Manzoni. Il che cosa dimostra? Che scegliere tra l'indicativo e il congiuntivo è una scelta stilistica, una scelta espressiva più ancora che stilistica. Ognuno sceglie quello che in quel momento gli sembra più opportuno. A Manzoni è sembrato migliore in quel caso lì usare l'indicativo. Vi potrei citare anche Dante, credo che si era in ginocchio levato, io credo che si era alzato in ginocchio, ma il più bello di tutti è credio che hai credette che io credesse. Cioè io credo che lui, Virgilio, credette, indicativo, che io credessi, congiuntivo. E perché? Perché Dante, che non era famoso per la sua modestia, dice che lui è sicuro che Virgilio credette, ma Virgilio si è sbagliato pensando che lui credesse, che lui Dante credesse. Quindi, giusto per dire che il congiuntivo, la morte del congiuntivo non esiste, come vi ho appena dimostrato, ma soprattutto quando sentite usare un indicativo dove in pura teoria secondo voi ci vorrebbe un congiuntivo, pensateci un momento prima di dire che è sbagliato. E ho strafinito, scusate se ho rubato qualche minuto. Un paio di minuti, ma tranquilla, tranquilla, insomma. Meno male, è andata ancora bene. È andata bene, dai. C'è anche il virus virale, ma quelli
Dopo, tanto abbiamo tempo di parlare anche di quello. Appunto, che mai dopo, io adesso ho finito. No, passo la parola di nuovo a Vera. Ok. Perché così, io salto un po' di qua, un po' di là, cioè tra gioie e dolori che ci ha dato la lingua in questi giorni. E quindi abbiamo visto la gioia, delle parole che ci hanno aiutato, le parole che ci hanno divertito. Adesso torniamo alle parole che ci hanno fatto arrabbiare. Addirittura ho letto questo neologismo coniato appositamente, che è il noivoismo, che ci sta proprio, ci sta bene, ci sta tutto. Adesso Vera ce lo spiega. E ecco. E poi un'altra cosa, sempre un po' in tema, lingua che influenza la realtà, realtà che influenza la lingua, lo stereotipo che in qualche modo la lingua nasce dallo stereotipo, quindi quando nella realtà c'è uno stereotipo la lingua se lo porta dietro, ma in qualche modo lo alimenta proprio per il fatto di inglobarlo in sé. E, ecco, durante questa pandemia chi se l'è vista un po' peggio come categoria sociale sono state le donne, forse. Ecco, anche su questo chiedo il tuo parere, secondo me è così, ma parliamone. Va bene. Allora, sono due argomenti un po' diversi, però vediamo di trovare un filo rosso. Allora, io ho una doppia natura, per chi mi conosce è una cosa nota, cioè da una parte io sono una sociolinguista, ma dall'altra sono specializzata soprattutto in comunicazione mediata dal computer, no? E quindi c'è questa parte, diciamo, più umanistica e una parte un po' più nerd o geek o insomma qualsiasi altra espressione anglofona che indichi gli appassionati di computer. Lo sono da sempre, lo sono da un quarto di secolo, e a un certo punto, molto precocemente, avendo incontrato la sociolinguistica, sono riuscita a unire queste due passioni, quella linguistica e quella appunto informatica, e applicare la sociolinguistica ai social network. Quando ancora non si chiamavano in realtà social network, si chiamavano, c'erano newsgroup, c'erano... Allora, quello che ho raccolto in 25 anni di presenza online, studio ma anche soprattutto vita online, è una certa attenzione nei confronti delle reazioni che abbiamo nei confronti degli altri nelle nostre discussioni online. Quello che succede è che in realtà molte delle nostre reazioni e molte delle reazioni altrui sono stereotipate, per l'appunto, così faccio anche l'aggancio all'argomento successivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che di fronte a una cosa che ci viene detta, una cosa che leggiamo, abbiamo una reazione assolutamente prevedibile. E una di queste reazioni prevedibili è proprio quella del rifugiarsi in quello che io in un libro precedente, che è del 2017, che si chiama Social Linguistica, ho chiamato noivoismo. Il noivoismo è quella tendenza di scrivere soprattutto post che iniziano con delle parole standard che di solito sono voi che. Cioè, il voi che può essere voi che vi togliete i guanti in mezzo al supermercato, voi che non avete imparato a starnutire nel gomito, voi che portate fuori portate i cani a pisciarli, no? Uso transitivo di pisciare 100 volte al giorno, voi che. Ecco, qual è il succo del noivoismo? Il succo del noivoismo è che si identifica un noi o un io, nel peggiore dei casi, quando si è proprio solipsisti, che è opposto al resto del mondo. Ovviamente, ça va sans dire, io o noi siamo meglio di tutti gli altri, no? E mi sembra che se devo identificare due reazioni standard che ci si sono viste durante la pandemia, una è il noivoismo, perché c'era sempre un gruppo di nemici, così mi riallaccio anche a quello che dicevo prima, da odiare, quindi... Noi bravi che stiamo in casa verso voi che volete uscire, noi che appunto, non lo so, verso voi, insomma, l'importante è gli altri sbagliano sempre, e l'altro è il benaltrismo. Il benaltrismo che è quella catena infinita a replicare a qualsiasi cosa, ma i problemi sono ben altri, e senza accorgersi che la catena del benaltrismo è infinita e ci sono sempre dei problemi più grandi di quelli di cui ci stiamo occupando. E questa cosa del benaltrismo mi riporta, fra l'altro, alla seconda questione, cioè a quella della stereotipia linguistica, soprattutto nella rappresentazione o nella presenza, diciamo così, sociale e linguistica della donna. Ossia, l'assist che tu mi hai dato è stato
la donna se l'è vista male durante questa quarantena. Sono abbastanza d'accordo da professionista e da madre single, per cui da un certo punto di vista, per via del lavoro che faccio, è cambiata la modalità di lavoro, ma il mio lavoro c'è sempre stato. Cioè, mi sono spostata online, ma ho continuato a fare lezione, a tenere conferenze, anche a presentare i miei libri e così via. Però sempre con una ragazzina di 12 anni in giro per casa, quindi anche quello è stato difficile. Una delle cose che sono state dette del momento adesso della quarantena è stato che dalle donne ci si è aspettato moltissimo, in particolare è stato preso quasi per normale l'affiancamento dei figli nell'ambito della DAD, cioè della didattica a distanza. Io mi sono anche presa un rimprovero, mi viene da chiamarlo, scusate se non è un termine proprio francese, cazziatone, ma quello è stato, da una delle professoresse di mia figlia, perché non stavo abbastanza dietro a mia figlia. Io le ho detto: guardi che io mentre lei fa lezione faccio lezione anch'io, ma mi dispiace, guardi, cioè, e suo marito non c'è, non pervenuto, quindi vabbè, parlando di rappresentazione standard della famiglia, tra l'altro. Allora, forse anche perché donna professionista e anche abituata a certi contesti abbastanza, se non maschilisti, comunque vagamente patriarcali, ho iniziato un po' a fare caso se questo che sentivo aveva delle ricadute anche a livello linguistico. Faccio solo due esempi stranoti. Il primo, il modulo di autocertificazione. Ci sono state 5-6 versioni, non ricordo più. Fin dalla prima, diverse persone hanno notato che era completamente al maschile. Io ho sottoscritto Pinco Pallino, eccetera, eccetera. Allora, quando è stato fatto notare, ovviamente l'opinione pubblica è più o meno insorta, ma non a favore della cosa, contro. I problemi sono ben altri. E state lì a guardare come se una AVI desse dignità, no? Un po' quell'atteggiamento. Noi donne non abbiamo bisogno della A, perché poi anche all'interno delle donne ci sono i vari schieramenti. Allora, il problema si è ripresentato abbastanza focosamente qualche giorno fa, quando è uscita sul mercato l'app Immuni, dove una delle, ci sono varie immagini anche sul sito di Immuni, non dovete installarla per forza, ma se andate anche solo sul sito vedrete che ci sono tutta una serie di immagini. C'è la signora di colore con il cane che chiacchiera con un signore, poi c'è un altro, insomma, ci sono varie scene di vita quotidiana, il papà col bambino sulle spalle, e poi c'è un'accoppiata, cioè un'immagine in cui c'è una coppia di immagini. E originariamente era madre con bebè in fasce e piantina alla finestra, e nella finestra accanto papà al computer. E giustamente anch'io mi sono un po' adombrata, non risentita perché non è una questione, però ho detto: beh, mi sembra che non sia necessario in questo caso scomodare uno stereotipo preciso, cioè della mamma che accudisce il bambino e del padre che lavora. Qual è il problema? Il problema è che una parte delle persone l'ha letto come l'immagine archetipica, cioè la madre come archetipo di donna, mentre molte altre donne si sono infastidite perché si ribetteva in circolo il consueto cliché della donna che cura i bambini mentre l'uomo lavora. Allora io ho cercato di spiegare che il problema non era la donna in sé, perché voglio dire, la maternità è una cosa bellissima, a parte che non rappresenta tutte le donne, no? Quindi, cioè, andiamoci piano con l'archetipo, è più uno stereotipo in quel caso lì. Ma la cosa problematica per me e anche per altri era l'accoppiamento tra le due immagini, cioè il problema che alla donna col bebè fosse venuto in mente di accostare l'uomo al computer, oppure che all'uomo al computer fosse stato pensato di accostare la donna col bebè. Allora c'è stato un po' di casotto, ovviamente poi sono intervenute delle voci autorevoli da un punto di vista politico, insomma più forti della mia o di altri. E che cosa ha fatto l'azienda? Ha invertito l'immagine, cioè ha fatto il padre col bebè in collo e la madre al computer. Non era quello il problema, quello sembrava proprio, avete visto, avete rotto, ora vi diamo il contentino. Ma il problema è che l'inversione dello stereotipo non ha rimosso la cornice, non ha rimosso il frame. E il problema è che quella cosa sia venuta in mente come rappresentazione naturale della donna in quarantena, no? In quel caso lì. Allora, quando si parla di relazione fra lingua e realtà, bisogna ricordarsi, come appunto veniva nominato prima, che non solo la realtà influisce sulla lingua, ma anche, proprio come dice Giuseppe Antonelli nel libro che è uscito 2 giorni fa,
quello suo nuovo sulle, diciamo sulle, sulla, sulla lockdown, sulla pandemia, la realtà subisce l'influsso delle parole che noi usiamo per rappresentarla. Perché è importante, a mio avviso, per esempio, usare i femminili professionali o anche prevedere un modulo che abbia il femminile e il maschile? Perché noi tendiamo a vedere meglio ciò che leggiamo anche. Cioè le parole ci servono anche per identificare meglio cose che esistono in natura. Ecco. Quindi non è indifferente, per esempio, chiamare le donne, appellare le donne che lavorano al femminile. Non è una cosa, un prurito femminista, ma secondo me sarebbe la cosa naturale. Scusate per la tirata. Grazie Vera, ti ringrazio. Il filo conduttore delle mie domande era le cose che ci fanno arrabbiare, visto che te lo sei chiesto. È un po' come dire, l'atteggiamento dello scagliarsi gli uno contro gli altri, che visto con mente serena è stata una cosa, cioè, veramente disturbante. E poi appunto il discorso dello stereotipo. Quindi il mio filo conduttore mentale nel porti le domande è stato proprio questo. Oh, è tornato Gianluca, sono contenta che per un po' aveva avuto qualche problema di connessione, adesso lo vedo e tutti qualche problema. Allora, dunque, hai rilasciato recentemente un'intervista a una delle nostre studentesse che ti ha chiesto appunto le parole, visto che comunque tu lavori per una casa editrice che di parole se ne intende, quindi ho pensato che una domanda sulle parole fosse inevitabile anche per te. E così infatti anche la nostra studentessa ti ha chiesto quali sono le parole che secondo te meglio rappresentano il periodo che abbiamo attraversato, insomma, e che stiamo ancora attraversando. E tu hai risposto crisi e opportunità. Crisi, vabbè, l'abbiamo vista, la vediamo tutti, però spiegaci e soprattutto spiegaci quali sono secondo te le opportunità. Ma allora, il concetto di crisi è abbastanza chiaro a tutti, nel senso che il periodo è critico, quindi la crisi si spiega da sola, però in un momento del genere, come dire, io ho visto... ovviamente parlando del mio settore, del mio lavoro, che è il marketing e la comunicazione, ho visto molte persone in un momento di crisi provare a fare altro, provare a come dire, mettere in campo delle forze diverse, delle idee diverse per provare a comunicare diversamente. Il risultato credo che l'abbiate visto tutti, perché comunque è alla fine lo streaming. Nel senso che su Instagram, su Facebook, nelle varie piattaforme, ovviamente l'unico modo per comunicare era appunto collegarsi via web o via social e insomma incontrarsi lì. Solo che ovviamente quando c'è una concentrazione così forte di persone che comunicano su uno stesso canale, questa cosa non fa altro che diventare inflazionata. Ed è per questo che io poi parlo di dalla crisi si va all'opportunità, perché poi alla fine, quando in un momento di crisi tutti si buttano a fare la stessa cosa, alla fine chi ha un'idea diversa, quell'idea diversa diventa un'opportunità per comunicare in maniera più efficace. Noi ci stiamo provando, adesso ovviamente non vedrete niente fino a settembre. A settembre aspettatevi qualcosa di nuovo, di diverso, nonostante un periodo così difficile per la comunicazione, per l'aggregazione e comunque per lo scambio di cose brevi mano, diciamo, no? Direi che è probabile che abbiamo trovato un modo per riuscire a comunicare in maniera efficace, prendendo spunto proprio da questo momento di crisi. Questo volevo dire. Cioè, noi abbiamo fatto, cioè stiamo cercando, ovviamente è brutto parlare senza poter portarvi degli esempi, ma è chiaro che è una cosa, è un'operazione che sta prendendo corpo, che stiamo pensando, e quindi è difficile poterne parlare in maniera più approfondita adesso. Vi chiederei di continuare a seguire i canali di Zanichelli e comunque in generale la comunicazione che facciamo, proprio per questo motivo, perché secondo noi abbiamo intercettato un modo per comunicare lo stesso in maniera diversa. Questo è un po' il punto, e qui parlo di opportunità,
l'opportunità e anche la diversità, nel senso differenziarsi dagli altri nel modo di comunicare. Quindi nei momenti di crisi, tornando a prima e alle due parole che ho citato nell'intervista, direi che nei momenti in cui si è più in crisi, a volte sono i momenti in cui la creatività dà l'opportunità appunto di riuscire a fare qualcosa di nuovo, di riuscire a fare qualcosa di diverso. Io invito tutti a pensarla in questo modo, no? Perché se tutti ci in qualche modo relazioniamo con un modo di comunicare che la crisi ci ha imposto in qualche modo, allora nessuno emerge, nessuno spicca, perché poi tutti facciamo la stessa cosa. Ecco, questo è il mio modesto modo di ragionare tra crisi e opportunità, no? Quindi l'idea che viene qui è un'idea importante sicuramente, poi magari, ripeto, non è all'altezza delle aspettative, però l'importante è riuscire a pensare oltre la crisi, ecco. Elisa? Scusa, ma non ti sento. Neanch'io non la sentivo. Grazie mille. Allora, grazie Gianluca. Ricordo a tutti che l'intervista che Gianluca ha rilasciato, appunto, una delle nostre studentesse, sarà pubblicata sul blog del Master. Quindi continuate a seguire i canali del Master, sia il blog che i canali social, e troverete presto anche questa intervista segnalata. Allora, io andrei avanti intanto con la seconda domanda a Gianluca, che nel frattempo ha perso un turno, per cui andrei avanti a fargli la seconda domanda, però invito il nostro pubblico a iniziare a postare le proprie domande nei commenti Facebook, perché così appunto alla fine di questo giro di domande, insomma, ci sarà spazio per le domande del pubblico, per cui chi avesse qualche domanda, commento, qualche cosa da dire, intervenga scrivendo, e alla fine del prossimo giro di domande segnaleremo ai nostri ospiti commenti e domande a cui potranno rispondere. E intanto, ecco, con Gianluca sempre prima parole, una cosa che mi è molto piaciuta, che ho letto sul sito Zanichelli, abbiamo parlato, ecco, finora di parole che in qualche modo vanno all'emotività, quindi ci fanno arrabbiare, ci spaventano, ci aiutano, ecco. Invece Zanichelli ha una bella pagina che dice parole per capire, e l'attacco della pagina è: per sapere che cos'è il coronavirus ci vuole la biologia, per capire come si propaga serve la matematica, per immaginare come nei secoli gli uomini hanno reagito alle epidemie bisogna studiare la storia e leggere la letteratura. Quello che si studia a scuola è la base per capire e per non essere sopraffatti dalla paura. Quindi l'importanza dell'uso proprio primigenio della parola, quella per comunicare, per trasmettere delle informazioni. Diciamo che Zanichelli, appunto, come casa editrice, in questo, nella trasmissione di informazioni, è appunto completamente a suo agio, con editoria tecnica, saggistica, lessicografia. Ecco, come Zanichelli ha messo a disposizione questo patrimonio per aiutare le persone durante questo periodo? Qualche iniziativa, qualche cosa che ci vuoi raccontare? Mi spiace, però purtroppo Gianluca ha problemi di connessione piuttosto importanti, e quindi allora facciamo così. Nella speranza che torni, io vado avanti con due domande spot, cioè due domande veloci, una per Vera e una per Donata. E nel frattempo, se tra l'una e l'altra torna Gianluca, lo lasciamo rispondere alla domanda che mi piaceva, insomma, mi sarebbe piaciuto sentirla. Gianluca si fa desiderare, la sua caratteristica. Se non ci risponde, gli diremo di farci avere la sua risposta in qualche modo. Ecco, allora, invece, per Vera, ecco, vediamo se c'è, che lo vedo ricomparire, diavo lì ancora qualche secondo. Eccolo. Gianluca, hai fatto in tempo a sentire la domanda? Cioè, più o meno, allora, mi sentite voi? Sì,
Sì, insomma, un po'. Okay, ti sentiamo. Allora, no, la domanda era... Vado e ci provo. Ci provi? Ok, sì, ci sto provando. Allora, come l'editoria si è agito con le parole, giusto? Sì, cioè come si è messa a disposizione, come è stata d'aiuto nel comprendere la realtà attraverso l'informazione. Non ci siamo. No. Ce la fa. Noi... Gianluca, prova a disattivare il video in modo tale che tutto... di Vera. Ad esempio, pandemia. Gianluca, purtroppo non ti sentiamo. Prova a se ci senti, okay. Prova a disattivare il video. Niente, non mi sentite. No. Allora, facciamo così, faccio una domanda Vera e proviamo a vedere se torna, insomma. Torniamo alle tecnologie e ai mezzi di comunicazione. Tienilo acceso, quindi da una parte il cervello, ma dall'altra parte anche il device. Prima che succedesse tutto questo, dell'avvento della didattica a distanza, cioè sembrava proprio che le tecnologie fossero una cosa da cui stare lontani per i ragazzi, cioè che non avessero nessun tipo di funzione formativa, che facessero male, che facessero solo danno, distraessero, eccetera. E tu sei sempre stata una delle poche persone che ha... che invece invitava un uso intelligente e anche mirato e didattico di tutti i vari device della tecnologia. Ti ha dato un po' ragione questo periodo e tutto quello che è successo durante questo periodo? Ma non so se si può parlare di dare ragione, nel senso che non ci tenevo particolarmente che ci venisse data ragione in questo modo, perché è stato abbastanza tragico per tutti. Diciamo che quello che io ho sempre detto sul digitale nasce dal fatto di essere un abitante del digitale e di essere una felice abitante del digitale, cioè io veramente sto bene online e anche grazie all'online ho potuto realizzare delle cose nella mia vita, cioè per esempio io lavoro moltissimo sui social facendo appunto questa famosa divulgazione linguistica e ho iniziato tra l'altro quando non era una cosa così comune da fare. Allora, quello che io ho sempre detto stiamo vivendo una situazione che in realtà non ha analoghi nella storia dell'umanità, ossia c'è qualcosa su cui le generazioni successive sono molto più competenti, almeno in apparenza, delle generazioni precedenti, no? Questi famosi nativi digitali che, essendo nati con certe tecnologie già a disposizione, hanno una predisposizione nei confronti di quella tecnologia. Però qui c'è un problemino. Allora, il problema è doppio. Uno, una naturale tendenza a diventare tutti molto reazionari e infastiditi dalle generazioni successive. Cioè, Donata, credo, un po' con le cose che diceva sulla rigidezza grammaticale, in fondo si muoveva su quella linea lì. Io e Mastroianni, quando facevamo le ricerche per Tienilo Acceso, avevamo scoperto il primo sfogo contro i giovani d'oggi nella Repubblica di Platone. Dove c'è Platone che dice questi giovani d'oggi che si comportano male, eccetera, eccetera. Quindi questo mito dei giovani d'oggi che sono da buttare funziona da sempre, esiste da sempre. E questo è un problema, quindi un forte pregiudizio delle generazioni precedenti nei confronti delle generazioni successive, ivi comprese le cose che piacciono alle generazioni successive. Prima cosa, ho un problema con la tecnologia perché... mia figlia che vuole un cavo, scusate. Eva, prendi questo. Così, live. Va, perfetto. Ecco. L'altra questione, però, è che molto spesso noi pensiamo, o abbiamo pensato a lungo, che essere nativo digitale volesse dire saper usare bene per forza anche l'applicazione di queste tecnologie. Cioè, è vero che a livello di spolliciamento, a livello di gestione della tecnologia in sé, i ragazzi sono molto bravi. Però nessuno gli ha insegnato a stare online.
E quindi quello che succede in molti casi è che i ragazzi spanciano nello stare online, condividono troppo, fanno un sacco di cose senza pensare alle conseguenze anche a lunghissimo termine. Ad esempio, una delle cose che trattiamo in Pieno Acceso è l'importanza di iniziare molto presto a coltivare una reputazione, cosa che ai ragazzi sfugge del tutto. Io ho un'unica fortuna nella vita, che sono stata adolescente in un momento in cui non c'erano i telefonini e quindi ho potuto fare tutte le nefandezze tipiche della mia giovane età senza che nessuno mi filmasse. Questa è una mia grande fortuna, perché se no credo che non sarei qua, sarei proprio in altri, forse in riformatorio, non lo so. Vabbè, comunque, detto questo, io ho passato gli ultimi 4 anni a girare per le scuole d'Italia. L'approccio medio con la tecnologia, col cellulare, era il preside o la preside che tutto orgoglioso, tutta orgogliosa mi diceva: questa è una scuola completamente decellularizzata. Cioè, qui dentro i cellulari non entrano, proprio, o i ragazzi li consegnano all'inizio della scuola, oppure a ogni ora, insomma, ci sono poi varie formule. E io ero sempre molto stupita da questa cosa, perché dicevo: vabbè, però, se i genitori non sono in grado di insegnare ai ragazzi come usare in maniera proattiva, diciamo così, il cellulare, se la scuola se ne lava le mani, dov'è che sti poracci imparano a usare bene il cellulare? Cioè a usare, a googlare in maniera intelligente una cosa, a non condividere troppo sui social? Io ho sempre pensato che fosse il caso di investire su quello che gli inglesi chiamano BYOD, no? Che è Bring Your Own Device, porta il tuo strumento, porta il tuo dispositivo e lavoriamoci sopra. È vero che non tutti hanno il cellulare, ma rendiamoci anche conto che il cellulare è il dispositivo più comune fra i ragazzi a scuola, cioè molto più del computer. E cosa ha fatto la DAD? Ha reso tutto questo evidente. Cioè, intanto molte persone che non si erano finora rese conto, si sono finalmente rese conto che il computer non è più l'oggetto presente in tutte le case, prima di tutto, ma soprattutto non tutti i ragazzi hanno il computer. Quindi anche impostare una didattica a distanza tutta sul computer ha comportato una serie di problemi. Ad esempio, se uno ha 3 figli, che deve avere 3 computer, perché ovviamente i ragazzi fanno lezioni in contemporanea, cioè ci sono dei problemi che sono esplosi tutti insieme. Io ho solo una speranza, al di là del fatto che penso che occorra integrare la didattica a distanza con la didattica in presenza, perché abbiamo bisogno della socialità, se no diventiamo matti, no, proprio nel senso tecnico, cioè ammattiamo, perché noi siamo animali sociali, ma io auspicherei davvero che questa pandemia ci aprisse uno spiraglio di positività nei confronti di usi anche generativi e fecondi del cellulare. Non sono solo una perdita di tempo. E appena noi ci mettiamo a guardare cosa fanno i ragazzi online, veramente con interesse, spesso scopriamo che fanno delle cose eccezionali. Cioè, l'idea che i ragazzi si imbesuiscano sui loro cellulari e che ci sia solo quello è molto fuorviante, è più un cliché che immaginiamo noi vecchi, diciamo. Il microfono, Elisa. Grazie, Vera. Grazie mille. Allora, Gianluca, dicevamo, prova magari a disattivare il video e a usare solo l'audio per conservare un po' le risorse. Proviamo. Se riusciamo ad arrivare alla fine della risposta. Ricordo la domanda, che nel frattempo è passato un po' di tempo, che era il patrimonio, diciamo, di conoscenza delle case editrici, soprattutto di quelle che si occupano di informazione e di informazioni tecniche, di didattica, di lessicografia. Ecco, è stato in qualche modo messo a disposizione. Come questo patrimonio ha aiutato la gente, appunto, nel comprendere la realtà e quindi non farsi prendere dalla paura? Noi abbiamo tentato di spiegare come, ad esempio, poteva avvenire l'infezione, cioè nel senso, nella nostra pagina sdanichelli.it abbiamo spiegato in maniera analitica tramite Giovanni Maga, che è un infettivologo che ha scritto alcune come fare a capire e con che strumenti capire la propagazione del virus, ad esempio con la matematica, quindi unendo ovviamente
le materie in cui noi siamo leader di mercato, cioè la fisica, la matematica, la chicca, unendole a una, come dire, alle parole che in questo momento erano corrente, cercando tramite appunto le materie proprio di scuola riuscire a far capire meglio che cosa stava succedendo. Quindi diciamo che siamo stati per certi settori di servizio, noi siamo un settore propriamente scolastico e quindi ovviamente il legame con la scuola per noi è fondamentale, e quindi attraverso proprio le materie scientifiche abbiamo tentato di spiegare la propagazione del, per esempio, tutte le cose attraverso la statistica, tutte le cose che insomma erano era giusto far capire meglio, anche perché ripeto, per non essere sopraffatta dalla paura, era meglio e doveroso far capire come dire, in maniera più analitica, in maniera più scientifica, in maniera più didattica che cosa stava succedendo. E quindi credo che per certi versi ci siamo anche riusciti. Nel contempo abbiamo anche fatto moltissimo per quanto riguarda la didattica a distanza, di cui si è parlato molto. Il nostro sito è stato ovviamente invaso da ragazzi ovviamente e enti volenterosi di avere dei materiali anche sui quali potersi confrontare, sui quali studiare, e direi che insomma Zanichelli è sempre stata in questo momento, non in questo preciso, però nei momenti in cui serviva un editore di supporto, cercando appunto di fare tramite con la scuola per spiegare che cosa stava succedendo. Quindi questo mi viene da dire che è stato il nostro focus negli ultimi mesi. E per quanto riguarda invece solidarietà digitale, noi abbiamo messo a disposizione molti dei nostri dizionari, anzi direi quasi tutti, ovviamente sul sito del NIUR come tanti altri editori, e ovviamente abbiamo avuto un ottimo riscontro, perché i nostri dizionari sono diciamo molto molto conosciuti e anche molto utili, oltre che ben fatti, e quindi abbiamo avuto un riscontro molto positivo rispetto alle iniziative che abbiamo fatto durante questi mesi. Va bene, ti ringrazio, sì, confermo che comunque tutte le iniziative di solidarietà digitale sono molto apprezzate, proprio perché ce n'era bisogno, e infatti cioè, gran parte del tempo che abbiamo passato a casa è stato comunque reso anche utile, proficuo da tutto ciò che tante persone, tanti enti, tante aziende hanno messo a disposizione gratuitamente, anche proprio il loro lavoro, insomma. Allora, io avrei una domanda, ma velocissima, perdonata, se ce la fai in un minuto, vero che ce la fai? Ecco. E poi lascio le parole al pubblico e alle loro domande. E la mia domanda è sulla parola virale. Allora, ho letto un titolo che dice, un titolo di un articolo online che dice la parola... le parole virali, il linguaggio ai tempi del coronavirus. Allora, qui è una situazione in cui le parole virale, l'aggettivo è usato in senso figurato, però è diventata virale anche la parola virale in senso proprio in questo periodo, cioè che giro strano ha fatto? Ha fatto proprio un bel giro. Allora, cominciamo con virus però. Il virus era un termine della medicina che poi è passato figurato all'informatica. Il virus, sapete, quello che ci mandano, che ci rovina il computer, eccetera. Virale, che pure fa parte di questo linguaggio, non deriva da quel virus lì, non c'entra niente con quel virus lì. È a sua volta un figurato di una terminologia medica di epidemia, no? E quindi è virale quello che si diffonde sulla rete a grande velocità come un'epidemia. Poi di nuovo però, quindi questi erano i virus virali che noi avevamo per le mani fino a qualche mese fa, e poi invece adesso torna la medicina, per cui il virus di cui parliamo è il COVID, anch'io lo chiamo il,
E virale lo troviamo in espressioni come carica virale o polmonite virale, quindi è di nuovo quel virale di quel virus lì. Quindi è un giro, mi viene da chiamarlo cavallo di ritorno, anche se in linguistica cavallo di ritorno si usa per altre cose, perché è proprio un giro abbastanza interessante. Poi, quando mi darai ancora un minuto, voglio precisare una cosa rispetto a quello che ha detto Primavera, ma con Ora, calma. subito, un minuto ce l'hai. Ah, va Vai. bene, allora ne preciso due. Una, che io sono d'accordissimo sul fatto che i nomi di professione, di ruolo delle donne devono essere di genere femminile grammaticale. E non tanto per femminismo quanto per difesa della lingua italiana, perché la lingua italiana è fatta così. E l'altra, però, invece, che quando io ho detto che i giovani a cui insegno sono in genere più rigidi di me rispetto alla lingua corretta o non corretta, non intendevo parlare male dei giovani, anzi, io stavo cogliendo materiale perché vorrei un giorno pubblicare un libro che si chiama Non c'è più religione, su tutti i rimpiangitori del passato, in tutti, dalla cucina, alla lingua, alla politica, e ho anche un Signora mia. capitolo sui giovani. Quelli che dicono che i giovani di oggi non sono più buoni come quelli di una volta, ne ho già raccolti una ventina a partire dal 3000 a.C. Fine. Perfetto. No, ma non l'avevo proprio nemmeno io pensato come una cosa contro i No, giovani. pareva che l'avessi interpretato così. Comunque, per essere chiari. No, ma infatti appena ho sentito Vera, cioè, ho proprio pensato, beh, ma Donata è da una vita che combatte contro la cosa del, ma cavolo, sempre a parlare male dei giovani. Giovani. Ti ricordi, esempio, nel dizionario, questo ragazzo ha scialacquato tutta l'eredità, io dicevo, ma un nonno che ha scialacquato non si mette mai. Ecco, quindi è vecchia la storia. Va bene, allora vediamo se abbiamo qualche domanda da parte del pubblico. Domande dal pubblico. Grazie regia. Grazie Chiara. Grazie. Allora, innanzitutto, mentre aspettiamo che... eccola qua, arriva. Insistere per eliminare dal linguaggio comune tutte le espressioni offensive e stereotipate nei confronti delle donne, così come di etnie e di minoranze sociali, è davvero una soluzione efficace per scoraggiare la discriminazione? Aggiungo, non è che crea in realtà una patina di, tra virgolette, ipocrisia? Quindi qualche cosa che non si pensa ma non si dice? Non so chi può rispondere. Chi vuole? Io direi tu per cominciare, poi magari dico due parole anch'io. Io direi che bisogna stare attenti a pensare che queste siano questioni di politicamente corretto, tout court. A parte che il politicamente corretto ha un suo ruolo ben preciso, però ovviamente ci sono delle esagerazioni, cioè vedo che a volte ci sono delle esagerazioni anche dal punto di vista del politicamente corretto, ma chiamare le donne al femminile intanto non è politicamente corretto, ma esattamente come diceva Donata, Grammaticalmente. è come funziona la nostra lingua. Cioè, la nostra lingua prevede che a una persona o a un animale di sesso femminile ci si rivolga con parole femminili. Questo è quanto, lo prevede la morfologia della nostra lingua. Esulando da questo, io credo che quando si arriva a uno stereotipo, è importante far notare che è in azione uno stereotipo, perché lo stereotipo è una sorta di risposta automatica a qualcosa e forse con un filino di ragionamento possiamo anche superarlo. Cioè, quando io ragionavo sulle bamboline di Immuni, no? Che chiaramente sono un problema infinitesimale rispetto a tutti gli altri che abbiamo, e ne sono ben cosciente. Però io penso che l'attenzione nei confronti della stereotipia nell'ambito della comunicazione, soprattutto pubblica, vada sempre tenuta alta, perché una volta è contro le donne, una volta è contro gli immigrati, una volta è contro qualcos'altro, e in realtà sia le immagini sia la lingua sono pieni di riflessi pavloviani, diciamo così, a cui non pensiamo fino in fondo, ma che effettivamente sono molto molto stereotipati e fanno male. Ad esempio, la prima offesa nei confronti di una donna ha automaticamente a che fare col fatto che si vende, no? Quindi varianti di meretrice. Questo lo dicono anche le donne di altre donne, e questo in realtà è uno stereotipo. Cioè, a parte che poi si entra nella questione, no? La prostituzione,
Ma al di là di quello, perché la prima cosa che diciamo per offendere una donna è prostituta? Ma lo diciamo anche peggio. Sì. Io l'ho detta bene, però non volevo sì. offendere. E talora a volte anche per offendere un uomo appelliamo in quel genere la madre, cioè nel certo, senso. Certo. Addirittura, quindi. Sì. Vuoi aggiungere qualcosa, Donata? Ma allora, la prima cosa è che la lingua non serve solo per parlare, ma serve per pensare. E quindi le parole sono molto importanti, specialmente in questi campi delicati. Dopodiché, fare tutto lavorando sulla lingua, no, perché non è possibile, perché può portare all'ipocrisia. Ma tanto per intenderci, se io un omosessuale lo chiamo frocio, ti faccio pensare una cosa diversa, no? Da quella che ti faccio pensare dicendo, non dico gay, ma semplicemente omosessuale, che è un termine neutro. Se io lo chiamo frocio, sto pensando a lui in un modo diverso. Nel fare il vocabolario, Elisa lo sa, perché abbiamo lavorato molto insieme, ci siamo posti questo problema. Tu, per esempio, ebreo o rabbino, che purtroppo è stato usato ed è usato anche per dire avaro. Lo togliamo? Censuriamo? No, non puoi censurare. In un vocabolario devi mettere tutto, però abbiamo messo un piccolo commento che spiegava perché non era corretto, non era vero che gli ebrei sono tutti avari. Abbiamo, non l'abbiamo censurato, ma l'abbiamo commentato. Secondo me è così che si fa. Va bene. Abbiamo qualche altra domanda? Lorenzo, una domanda sul federalismo linguistico. Come interpretare i presidenti delle regioni che si sono trasformati in governatori? Dice Lorenzo. Ma poi ho visto che addirittura che Massimo, sempre nei commenti, risponde: c'è di peggio, dalle mie parti i giornali locali chiamano il sindaco Borgomastro. Beh. Vorrei dire due parole io. Allora, Borgomastro, meno male che non lo chiamano Podestà, mi viene da dire. Ma per quanto riguarda il governatore, non c'entra niente il federalismo linguistico. Il federalismo linguistico era quello per il quale volevano da noi, quando la Lega era Lega Nord, cambiare tutti i nomi sui cartelli stradali invece di scrivere Varese, scrivere Varese. Adesso ormai sono diventati nazionali e non lo fanno più. E quello era il federalismo linguistico, oppure avere telegiornali in dialetto, quelle robe inverosimili e assurde, e impossibili tra l'altro. Ma il fatto di chiamare i presidenti delle regioni governatori invece è un vizio giornalistico che ha fatto molto danno, perché appunto noi pensiamo con le parole e quindi chiamandoli governatori, come tuttora fanno, io mi incavolo quando li sento, gli danno un'autonomia non linguistica, un'autonomia politica che non dovrebbero avere, che non possano avere. Ma guardate che è un po' come quando in Lombardia le USL, unità sanitarie locale, anzi con due S, socio sanitario locale, sono diventate ASL, azienda. Chiamare azienda una cosa che deve fare la sanità è come chiamare governatore un presidente, è una cosa che ti... è fuorviante rispetto al significato e quindi alla realtà, ma purtroppo sono cose che accadono, però col federalismo linguistico c'entrano proprio niente. C'è un'altra domanda? Ho letto l'altro commento che mi manca poco a chiamarlo. Apriamo il vaso di Pandora, vai. Allora, come anche vedete, dico una parolina io. Delle desinenze maschile sì, e femminile. Dico una parolina io, ma vorrei sentire invece Vera. Allora, parlavo prima dell'autocertificazione che diceva io sottoscritto. Beh, io è tutta la vita che su documenti che cominciano io sottoscritta prendo la penna, correggo e metto A. Io sottoscritta. Basta, non devo fare altro e non pretendo altro. Quanto all'asterisco, non lo so, sì, lo conosco, non ho mai pensato di ragionarci sopra. Sì, forse non è sbagliato, ma tu Vera cosa dici? Io sono passata al tu, scusa. No, ma anch'io. No, tanto sento che andiamo talmente d'accordo. Ormai che siamo amiche di video, no? Poi, infatti. No, io ho anche scritto un libro sulle questioni di genere, partendo proprio dalle reazioni online, che si chiama Femminili Singolari, appunto, è stato anche nominato. E lì
in realtà di sbieco toccavo anche la questione dell'asterisco, ma soprattutto ieri ho fatto un post in cui su Facebook, io lavoro moltissimo su Facebook, in cui cercavo di riassumere tutti gli escamotage che si sono inventati le persone per superare la questione del doppio, dell'appellare una moltitudine mista, no? E quindi da quello più tradizionale, cari tutti e care tutte, alle varie varianti, trattino basso, cari barra e, l'asterisco, la chiocciolina, ce ne erano altri, ah sì, la parola interrotta, car tut, senza niente. Allora, io nel libro, in femminili singolari, e poi ogni tanto io lo uso, ma un po' scherzosamente, io uso lo schwa, cioè ho riesumato lo schwa, che è il simbolino dell'alfabeto fonetico internazionale per la vocale indistinta, e lo scrivo, no? Scrivo car tut, e lo dico, no? Quindi ogni tanto, quando sono soprattutto in consessi in cui la questione del superamento del binarismo è rilevante, per esempio, non lo so, contesti LGBTQ+, e così via, allora io ogni tanto dico car tut, e tutti mi guardano come se fossi scema. Però è una discussione interessante sulla quale linguisticamente, cioè da un punto di vista scientifico, c'è molto poco, però ci si sta ragionando a livello internazionale. Credo sia importante sapere che al di là del tipo di lingua con cui si ha a che fare, cioè una lingua completamente priva di genere come l'ungherese, che è la mia lingua madre, una lingua con i pronomi genderizzati ma le parole senza genere come l'inglese, o una lingua completamente ricca di genere come l'italiano, la questione del superamento del binarismo è discussa. Non si sa come si andrà a finire, perché anche chi dice riesumiamo il neutro deve ricordarsi che il neutro in latino veniva usato soprattutto per gli oggetti, non per le persone. E anche nella lingua in cui il neutro c'è ancora, raramente viene usato per le persone. Certo. Per esempio, eccezione Mädchen, ragazza, tedesco, che per l'appunto è di genere neutro la parola. Dove si andrà a finire non lo so, però secondo me è interessante che sia una questione discussa, perché è segno, come spesso succede per la lingua, di sommovimenti anche sociali, dell'emersione di fenomeni che in fondo sono sempre esistiti. Pensate che una volta erano chiamati anche ermafroditi, no? Le persone non binarie. Adesso anche da quel punto di vista c'è una progressione anche nel lessico e nella nomenclatura. Chissà dove andremo a finire. Io dico sempre che stiamo vivendo tempi linguisticamente molto interessanti. Vero, vero. Gianluca, scusami Donata. Una domanda velocissima, Vera. Sì, sì, sì. Transessuale, tu li chiami i transessuali, quelli che da uomo sono diventati donna, o le transessuali? Io li chiamo le transessuali. Le transessuali. Le trans, se loro sono donne, e i trans. Sì, sì, le trans o le transessuali, certo. C'è anche un'interessante polemica contro l'autrice di Harry Potter, contro la Rowling, in questo periodo, perché sulla transfobia. Che è trans exclusionary radical feminist, femminista radicale che esclude i trans o le trans, perché se l'è presa con chi nel femminismo vuole includere anche le persone, tecnicamente le persone che non mestruano, no? Insomma, esatto. Allora anche la chiete, però vabbè, lasciamo perdere. No, è complicata, devo dire, è complicata da capire. Io c'ho anche la storia del vice direttore, ma vediamo poi se c'è tempo. Allora, no, io volevo sentire, se mi sente Gianluca, faccio un'ultima domanda a Gianluca. Se mi sente, vediamo se mi risponde. Intanto ha tolto il muto. Ma infatti, quindi forse mi sente. Prova, proviamo. Non mi sente. Sì, ti sento male, ma ti sento. Dai, bravo Gianluca. No, ti volevo chiedere una cosa in confidenza, visto che non ci sente nessuno. Ti volevo chiedere se sulla prossima edizione dello Zingarelli siete riusciti a inserire le parole che riguardano le parole neologismi, le locuzioni che riguardano appunto Covid, pandemia, epidemia, perché noi stiamo lavorando ai dizionari Garzanti in questi anni, ma nell'ultima edizione non ci siamo riusciti. Abbiamo rincorso la Ciano per mettere un paio di sigle, ma siamo usciti in piena pandemia. Voi come la siete cavata? Allora, per noi il discorso è un po' diverso, e vi spiego anche il motivo. Ovviamente non sarei neanche la persona per poter rispondere a questa domanda, però ovviamente
ci provo lo stesso. Comunque, noi Covid l'abbiamo messo, per esempio, come sigla, perché aspettiamo sempre che si assesti come uso, prima cosa, sperando ovviamente che non si assesti per mille motivi, e poi anche per definire se è filo femminile, nel senso che ancora non è chiaro, ovviamente sarebbe la Covid perché si riferisce alla malattia, molti dicono il Covid, dobbiamo capire ancora come riuscire a definirlo, ecco. Quindi la prima cosa è questa, e quindi lo Zingarelli è sempre molto prudente nell'inserire i neologismi, perché devono avere delle caratteristiche ben precise, anche di consuetudine d'uso, benché insomma questa parola sia di uso molto comune, però deve avere anche un seguito importante. Quindi ora l'abbiamo messa come sigla, e quindi c'è nello Zingarelli, non come lemma ma come ripeto. E per esempio un'altra parola che è lockdown, questa ad esempio, anche questa per gli stessi motivi per cui abbiamo inserito come sigla, ad esempio questo non è entrato nello Zingarelli, ci abbiamo pensato bene, però non è entrato perché ovviamente abbiamo bisogno che questa parola ovviamente sia davvero di uso comune, quindi magari adesso in questo momento è molto usata, vediamo se sta nell'uso oppure se è una chiara, diciamo, no? Se è una parola che in qualche modo utilizzata molto meno nei prossimi anni. Quindi per entrare nello Zingarelli le parole devono meritarselo, ecco, diciamo così. Bene, grazie, mi è piaciuta molto questa risposta. Va bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, abbiamo anche sforato di qualche minuto. No. Non so se qualcuno... È proprio dal lessicografo puro, però... No, ma si è capito benissimo, no, era chiaro. No, ma infatti mi è piaciuta, cioè... I lessicografi fanno così. Mi ha soddisfatto appieno, quindi grazie. Tutti i lessicografi facciamo così, no? Ci proviamo. Allora, no, nel senso che a volte è difficile proprio valutare quando una parola è un occasionalismo e se ne andrà tra una settimana, e quando invece magari ci perdiamo il treno, perché poi tra quando io licenzio il dizionario a quando la gente lo legge ci passa qualche mese, quindi magari perdo il treno e l'ho perso, e tutti aprono il dizionario cercando quella parola che non trovano perché per me non meritava ancora. Quindi ci proviamo in questo senso, nel senso che ci riflettiamo, ma chi lo sa. Va bene, allora io ringrazio veramente tutti, ringrazio Vera, ringrazio Donata, ringrazio Gianluca, e lascio la parola a Paola per i saluti. Eccoci, allora abbiamo parlato veramente di parole per raccontare la paura, per superarla, abbiamo parlato di stereotipi, lingua, società, di tecnologie applicate, abbiamo parlato di giovani d'oggi demonizzati fin da Platone, anche di presunta morte del congiuntivo e anche di quanto sia importante investire nell'educazione alle tecnologie dei ragazzi, perché ricordiamolo, continuiamo a dire che sono dei nativi digitali, ma non è affatto vero che siano e sappiano davvero usare le tecnologie. Abbiamo parlato anche di parole che devono meritarsi l'ingresso in dizionario e abbiamo lanciato tanti spunti di riflessione. Allora, se non ci sono, diciamo, se i nostri ospiti non vogliono aggiungere qualcosa, io rientro. Ringrazio davvero. No. Sentite voi il rimbombo? Sì. Da dove deriverà? Qualcuno che ha avviato un video, forse? Ringrazio davvero. Strana questa cosa. Qualcuno che ha avviato un video. Provo a riparlare, vediamo se si sente. Allora, quindi direi che a questo punto vi... Così mi sentite? Mi sentite?
Ok, allora niente, io ringrazio appunto i nostri ospiti, ringrazio Elisa che ha condotto questo dibattito, ringrazio anche appunto Vera, Elisa, Donata e Gianluca e anche Chiara che ha fatto e ha condotto la regia e poi anche tutti i docenti che hanno collaborato, quindi dal nostro direttore Edoardo Barbieri che ha avuto l'idea appunto di Idea, Incontri Digitali per l'Editoria Italiana, Alessandro Tedesco, Davide Giansoldati, Federica Speziali, Carlo Fumagalli, Antonio Prudenzano, Maria Vittoria Gatti e Silvia Introzzi e prima di lasciarvi, di lasciarci, io vi invito alle presentazioni delle nuove edizioni dei nostri master che saranno l'11 giugno, l'evento di presentazione di tutti i master della Cattolica sui social dell'Università, il 15 giugno la presentazione del master professione editoria cartacea e digitale e poi del master booktelling, comunicare e vendere contenuti editoriali. Prima di lasciarci anche una piccola anticipazione, un segnale e vi segnalo unità Covid, riscoprirsi medici. Questo è l'atto testimonianza e al tempo stesso lucida e piena di speranza di un medico, di un uomo e anche di un padre che è il direttore sanitario dell'ospedale Piccole Figlie di Parma, una testimonianza che è diventata un libro grazie al lavoro gratuito e di squadra di docenti, allievi ed ex allievi dei nostri master. Allora lo trovate sul sito di Morellini Editore, lo potete ordinare anche in tutte le librerie e librerie online d'Italia e perché ve lo segnaliamo? Perché se lo acquistate, lo regalate, il ricavato sarà devoluto all'ospedale Piccole Figlie di Parma e quindi insomma un aiuto che vi chiediamo per aiutare gli ospedali che hanno comunque difficoltà a superare questo momento di emergenza. Infine diciamo grazie a tutti i partner del master, dei master, e vi invito a, così come vi hanno invitato Vera Gheno e anche Gianluca Razzi a seguirli sui loro canali social, vi invito a seguirci sui nostri canali, sul nostro blog, dove ogni settimana pubblichiamo articoli e dove saranno pubblicate le interviste non solo a Gianluca, ma anche sarà pubblicata quella a Vera Gheno e dove trovate invece varie interviste anche a Donata Schiannini, sui nostri canali Facebook, Twitter e Instagram e sul canale dei libri, in particolare nella playlist Idea, dove ogni giovedì pubblichiamo interviste video a professionisti, editori, esperti del settore editoriale che sono realizzate dai ragazzi di Booktelling e dove potete anche rivedere le registrazioni di tutti gli eventi di Editoria in Progress live, tra cui questa, per chi per esempio si fosse aggiunto in un momento non abbia potuto seguire tutta la diretta. E infine nelle chat vi lasceremo tutti i link utili, diciamo le cose che abbiamo citato in questo dibattito, troverete i link per raggiungere direttamente appunto i libri citati o i canali segnalati. Quindi cioè, è stata l'incursione. Scusate, come diceva Vera prima. Diciamo che c'è stata una diretta bella movimentata. Abbiamo avuto, come dire, Gianluca con le sue entrate e uscite, come i colpi di scena. Abbiamo avuto ingressi di figli. Abbiamo avuto rimbombi, sirene che passavano. Diciamo abbiamo avuto tutto ciò che si poteva avere. È morto, ma così. Qui è tutta vita, diciamo. Il bello della diretta. Il bello diretta, quindi di nuovo grazie a tutti e alla prossima. Grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci. Metto qua.